Si accendono i riflettori su un nuovo dramma sociale che coinvolge una famiglia di pagani. È la storia di Michelina Viola, 4 figli, di cui uno disabile, costretta a vivere a casa di amici e parenti in seguito allo sfratto. Una storia non nuova, anzi una realtà in forte crescita nel nostro territorio che purtroppo si fa trovare impreparato sul fronte sociale, incapace di dare risposte concrete ad una madre che deve fare i conti con la quotidianità. A dare risalto alla vicenda è l'associazione No AIDS Onlus, presieduta da Giuseppe Barone, che già in passato ha sensibilizzato l'amministrazione affinché intervenisse sulla vicenda. Noi seguiamo questa famiglia già da qualche anno, sia con i nostri assistenti sociali in associazione, sia che mensilmente usufruisce del servizio della spesa solidale. E quindi diciamo che abbiamo uno screening nostro su ogni famiglia, su quasi 312 famiglie che mensilmente approcciano presso di noi per la spesa solidale. La famiglia va sul comune in passato, ma sentirsi dire da chi dovrebbe dare delle risposte, pur il comune in condizioni disastrose come qualcuno dice, ma credo un minimo di sollievo va dato alla famiglia, non può essere mandata via, noi non abbiamo soldi e quindi non possiamo fare nulla. E poi vedo comunque che ben vengono, come dire, le festività, le sagre, eccetera, eccetera, perché Pagani ha bisogno anche di queste cose, soprattutto di momenti di aggregazione. Però non possiamo, come dire, dimenticarci dall'aggregazione a chi dorme anche su una panchina. Innanzitutto questa signora avrebbe bisogno di un alloggio, quindi c'è il problema degli sfratti esecutivi in quando uno dei coniugi perde il posto di lavoro e quindi vi è lo sfratto esecutivo e un'intera famiglia si trova, come si suol dire, in mezzo ad una strada. E quindi i casi di povertà, ecco, se vogliamo definirli così, aumentano. E si fa finta che nulla accade. Credo che la politica debba interrogarsi anche sulla situazione piano casa, far sì degli alloggi anche agevolati, agli alloggi sociali, affinché tutti possano accedere. Non tenere conservati, come dire, gli appartamenti che sono stati confiscati alla camorra, metterli a disposizione anche, perché no, di eventuali famiglie dove vi è una criticità forte. In questo caso io credo che questa famiglia è una criticità forte, come la stessa criticità vi è stata nella famiglia in passato, nella famiglia Carbonaro, noto a tutti, che ha dovuto andare addirittura via da Pagani. Noi ci stiamo attivando come associazione per un fondo di solidarietà per chi sta perdendo il posto di lavoro, per chi sta perdendo casa, e quindi tutti possono contribuire anche, come dire, con donazioni spontanee. Basta mettere la casuale pro casa oppure pro famiglie disagiate. E quindi, come dire, anche il nostro 5 per 1000 che abbiamo ricevuto l'anno scorso lo stiamo, come dire, ripartendo per in questi casi un po' particolari di grande criticità.